come state? Benvenuti in questo nuovo video. Allora, mi volevo scusare assolutamente per tutta questa assenza che ho avuto, ma questa gravidanza mi sta uccidendo. Oggi è il giorno libero di Seba e stiamo andando. Io ho messo il vestito, guardate quei due figoni là, dopo vi faccio vedere bene come siamo vestiti, se mi ricordo, perché ogni volta ve lo dico. Ok, ogni volta ve lo dico e poi mi scordo. Abbiamo la coperta, la mia borsa e il borsone di Mati e stiamo andando a mangiare anche se sono le 3. Ok, salgo anche io. Mamma? Mami? Ok, ci siamo. Hola. Hola Mati. È tutto vestito di black. Oggi ci siamo vestiti tutti black, black, black. Solo la giacca di Mati non è nera. Vabbè, il cappellino e le scarpe. Però sotto è tutto nero. Potrei mettere tutte e tre le Nike. Ma le Nike non mi piacciono, mi piacciono i Provenza. Siamo arrivati al Racket Bar, che siamo venuti a mangiare qualcosina perché abbiamo fatto tardi. Mati si è svegliato, che stava dormendo, e Mati ha preso il seggiolino e adesso mangiamo qualcosina. L'altra volta era bellissimo perché non c'era la nebbia, si vedeva tutto il mare e le onde. È arrivato il cibo, e anche quello di Mati, ha preso l'entrata e io la pasta. Ascoltami, Mati sta mangiando il pollo. Ok, abbiamo finito. Infatti. Allora, abbiamo finito di mangiare e non ho registrato perché era troppo casino, c'era la musica anche dopo il copyright. E abbiamo mangiato, io ho mangiato gli spaghetti, mo che dato che fa palestra deve mangiare, ha mangiato l'insalata, dovrei mangiarla anch'io, però no. E poi Matti ha mangiato invece il pollo e un po' di spaghetti con me. E poi abbiamo preso un caffè e basta. E adesso avevo messo il vestito perché prima era bello, c'era il sole. Oi, cosa hai fatto? No, non togliere le scarpe. Invece adesso è uscita una nebbia, proprio un botto, e è iniziato a fare freddissimo, quindi vado a prendere una tuta a casa. Mo' ha detto che sono incinta, che mi devo coprire. Quindi andiamo. Mati! Cosa sei che vuole togliersi le scarpe? E dobbiamo trovare... aspettate, ve lo racconto dopo questa cosa. E dobbiamo fare un po' di giri, dopo vi spiego bene tutto quanto. Allora, sono a casa. Vi faccio vedere il mio tipo vestitino. È così nero e c'ha la cerniera qua nel mezzo e c'ho la giacca di Shane, ovviamente. Però fa troppo freddo di fuori, quindi adesso mi cambio, mi metto la tuta e ci vediamo tra poco. Sono uscita di casa, mi sono messa alla fine questo maglioncino caldissimo che ho preso su Shane, ormai sono tutta Shane, ho messo i leggings e le UGG e sono andata a iscrivermi alla patente, cioè in realtà sono andata a sentire, ho preso i bollettini, ho preso tutto quanto e devo andare a pagare adesso le poste e i bollettini perché devo prendere la patente, devo assolutamente prenderla. E adesso siamo venuti dai cinesi a prendere così per i cargi cristalli. Dobbiamo cambiare i tergicristalli, mi sembra. Quindi siamo venuti qua. Dopo andiamo a pagare i bollettini per la patente. E devo fare la patente. Allora, siamo tornati dai cinesi. Abbiamo preso un po' di roba. Abbiamo preso questi qua perché non abbiamo trovato quei bidoni che usiamo sempre per... che usiamo come bidoni, ecco. Quindi prendiamo questi qui e ci mettiamo le buste di plastica. Abbiamo preso questi qui che sono i tergicristalli, spazzola tergicristallo, ecco. Abbiamo preso perché i nostri sono vecchi, li abbiamo preso un po', ecco Mattias che ha preso il paletto. E abbiamo preso le borracce perché io bevo tantissima acqua e le altre mi si erano rotte. Questa qui è per Mo, questa arancione, e questa rosa invece è per me, sono uguali, solamente che sono di diversi colori. Poi abbiamo preso questi qui, per me, perché a me non piace tanto mettere il cappellino, però ho sempre freddo alle orecchie, quindi abbiamo preso questo qui. Poi ho preso questi qui, non so, che da quando vado da mia mamma, sempre, lei fa colorare la Selena o la Kiki, e mi è venuta una voglia di colorare, quindi ho detto, va là, li prendo anch'io questi. Lo so, sembra da bambina, però non lo so, io a casa tanto sono sempre con Mati, non faccio nulla di che. Cosa dici?
Basta. Oh, sono fatto così e si è proprio ribaltato. Oh, è uscito. E niente, allora ho deciso di prendere anch'io dei libri da colorare. Ecco. Non so se avrò tempo adesso con la patente, però. Sì, li ho preso questo qui. Questo che cos'è? Ah, poi ho preso appunto anche i colori, questi qui, i pennarelli. Poi abbiamo preso altre mascherine per tenere sempre in macchina, perché servono sempre. Ah sì, poi abbiamo preso questi qui, che sono le buste grandi da mettere sopra questo qui, così non si sporcano questi qui. Ogni volta prendiamo la busta e la buttiamo. Poi abbiamo preso questa qui, che è l'acqua, quella per lavare i vetri della macchina. Questa qui. I guanti per Mo, che gli servono per andare al lavoro. E ho preso tre di questi qui, che sono gli alberelli, quelli lì per la macchina. Infatti adesso me ne porto uno per la macchina. Poi ho preso queste salviettine che mi servono sempre con Mattias. Queste qui, insieme per l'igiene quotidiana, testate e comunque. E poi mi sono preso questo, che lo vedevo sempre su delle youtuber americane. Ho detto, oh wow, guarda come l'ho trovata. E quindi così me lo tengo lì nella borsa attaccato. E così, basta. Poi basta. Ah sì, Sebastian si è preso un braccialettino, però se l'è già messo lui. E poi ha comprato gli orecchini che gli aveva persi, quindi dentro non c'è niente. Vediamo se qua dentro nella mia borsa troviamo qualcosa. No, ci sono patatine, i bollettini per da pagare, che le poste erano chiuse, quindi non sono andata. Aspetta, guarda che ti do una patatina. Solo per questa volta però. Tieni, tieni. Mi sgrideranno un botto qui su YouTube perché ti ho dato una patatina. Ma non importa, solo per questa volta. Non so se ve l'avevo detto, che adesso cammina come un grande poi. Sì, vi racconto la storia della culla adesso. A parte i miei capelli, sembro una pazza. Lo so, gliel'ho data io. Allora, pratica, due sere fa, proprio la notte, prima di andare a dormire, il nostro carissimo Mattias ha imparato ad arrampicarsi sulla culla. Vi metto una foto qui da qualche parte di come l'ho trovato, perché io l'ho sempre lasciato sulla culla e lui stava buono, anche se piangeva un pochettino, magari io mi stavo facendo la doccia. Tieni, amore. E lo potevo lasciare lì nella culla, intanto facevo le altre cose. L'ho trovato così, come in questa foto. E ho detto, cavolo, se Mattias fa una cosa del genere durante la notte, che chissà cosa succede, perché noi dormiamo. Non l'avessi mai detto. La stessa sera Mattias è caduto dalla culla, cioè proprio si è arrampicato. E quella volta, questa qui nella foto, era che si era arrampicato verso il letto, che già va meglio, poteva cadere nel letto. Invece sì, è caduto proprio per terra. Abbiamo sentito una botta e lui che piangeva. Sebastian si è svegliato urlando, spaventatissimo. Io mi sono spaventata un botto. Sebastian, quando si spaventa, tira i pugni ovunque. Quindi ha tirato i pugni alla culla. E infatti quel paletto che sta sistemando lui adesso era la sbarretta della culla. Quindi siamo andati a prendere delle cose in ferramenta, che adesso, ecco, adesso l'ha messo per bene. Fa vedere, amore. Ah, ingegnoso proprio. Normale. Fa vedere, aspetta. Lo faccio vedere. Ha preso questi qui, che è per chiudere il paletto, che si era spezzato in due. E adesso lo rimettiamo, perché ci sono dei buchini. Ui! 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 Ci sei? Ok. E adesso lo rimettiamo nella culla, così almeno non ha un buco troppo grande. Niente. Anche ieri, e poi avevo scritto ad alcuni di voi di darmi delle idee su Instagram, e mi avete detto di togliere il paracolpi e tutti i peluche che ci sono lì, perché lui li usa come scalino. Ho fatto come vi avete detto voi, ho tolto tutti i paracolpi, coperte, tutto quanto, e anche i peluche. Ma ieri sera lo stesso. Ehi! Anche se la culla era vuota, ora vi faccio vedere com'è. Ma mi serve questo qua, dove ti ho messo? Ho lasciato la culla completamente vuota, anche senza quel peluche lì e senza la coperta, ovviamente senza la mia giacca, quindi è completamente nuda. Nuda. Allora io ho detto, così non ce la fa più ad alzarsi,
e ieri sera l'ho lasciato nella culla e sono andata a preparargli la vaschetta per fare la doccia. Sento un'altra botta fortissima per terra e lui che inizia a piangere. Corro subito dal bagno, vengo in qua in camera ed era per terra. La prima volta era caduto da questa parte, la seconda volta invece è caduto qua. Si è fatto tutto un livido qua in testa, vi metto la foto qui da qualche parte. Quindi stavo pensando di andare a prendere un sacco Nanna per quando lo metto nella culla lui almeno non riesce a muovere le gambe, perché lui alza proprio la gamba, la mette sopra questa parte qui e dopo si capovolge. Quindi in teoria col sacco Nanna non può aprire le gambe, non può muoversi tanto. E quindi sì, perché ieri sera alla fine l'abbiamo fatto... Guarda come c'è la luce! Ieri sera l'abbiamo fatto dormire con noi, ma lui dorme scomodo con noi, ha pianto tutta la sera, non riusciva a dormire e anche noi siamo scomodissimi. Quindi preferiamo che lui abbia il suo lettino e quindi stasera adesso siamo venuti a casa per scaricare un po' la macchina, però tra un po' andiamo in un centro commerciale che si chiama Le Befane per comprare il sacco Nanna, sperando di trovarlo, se no anche questa sera ci dorme domani. E niente, niente, questo qui è quello che abbiamo fatto. Sono andata alle poste che volevo pagare i bollettini per la patente, ma era chiusa. Era chiusa proprio da 5 minuti. E niente, non so se andremo domani o giovedì. Però che mi iscrivo, mi iscrivo. Matti, Matti, Matti. Non lo fa più, ovviamente. Matti, vieni dal babbo. Vieni a darmi l'abbraccio. Matti, vieni a darmi l'abbraccio. No, aspetta. Dopo lo accorci. Oh, vieni qui, Matti. Matti, no. Vieni qui, vieni a darmi un abbraccio. Vieni a darmi un abbraccio. Matti, Matti, vieni a darmi un abbraccio. Oh, oh, che rimoggio, voglio santo. Il suo babbo. Piccino. Allora, avevamo preso da mangiare, ma ormai è finito. Mio fratello ha preso la carne, io la pizza, il mio ragazzo anche lui la carne. E adesso ho preso un gelato e Mattia sta facendo il pasticcione. Matti! Mattia! Ciao, pasticcione! Scusa. Ok, abbiamo mangiato e adesso siamo appena arrivati a casa. Io sono entrata a fare il biberon a Mati, invece Seba sta arrivando con Mati perché stavo parcheggiando. E ho mangiato un bel po', cioè in realtà ho lasciato quasi tutta la pizza perché abbiamo pranzato tardi oggi, sono piena. E niente, io spero tanto che questo piccolo vlog vi sia piaciuto e mi siete mancati veramente tantissimo. Cercherò di fare più video adesso perché veramente mi mancate tanto. Leggo sempre tutti i vostri commenti che mi chiedete come sto e tutto quanto, li leggo sempre. E comunque il piccolino della mia pancia va tutto bene, adesso sono a 3 mesi e mezzo e non mi sembra tanto di essere incinta, però lo sono, cioè comunque mi attiro molto più, ho paura. E niente, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Per qualsiasi domanda lo sapete già, nei commenti del mio Instagram che ve lo lascio qui e anche giù nell'info box.